Ben ritrovati a CISL Liguria News, l'approfondimento sindacale sulle tematiche dell'occupazione del nostro territorio regionale. Savona e Imperia stanno affrontando la crisi. Le conseguenze che questa crisi sta comportando sul lavoro, la chiusura quotidiana delle imprese, le vertenze aperte anche presso le più rappresentative realtà industriali del territorio e il dato allarmante sul calo del potere d'acquisto delle famiglie. Anche nel 2014 la crisi colpisce sia la provincia di Imperia che quella di Savona. Sì, in effetti i dati di Camera di Commercio di Imperia, del Presidente Amadeo e i dati del Presidente della Camera di Commercio di Savona indicano una significativa riduzione delle imprese attive. Il maggior calo è toccato alle imprese artigiane e alle imprese commerciali e turistiche, ma anche alle imprese agricole. Questo è un dato estremamente occupante e preoccupante. Sicuramente l'effetto di un andamento economico difficile che incide pesantemente anche su quello che è il prodotto interno lordo, il consumo delle famiglie e quindi la mia propensione alla spesa. Ma in effetti il dato significativo è che questo territorio molto ampio da Ventimiglia a Varazze, colpito duramente questi giorni da eventi meteorologici, ha problemi infrastrutturali e la conseguenza è quella dettata da una serie di situazioni che comunque non si riescono a portare avanti. I tempi di realizzazione di opere, parliamo della piattaforma Merx di Vado Ligure, parliamo del problema annoso oramai di Tirreno Power e dei suoi interventi, parliamo di altri interventi che devono essere portati avanti anche nella provincia di Imperia, non consentono un rilancio dell'economia locale, quindi un numero significativo non solo di imprese che cessano la propria attività e che non ne vengono compensate da nuove attività, ma anche un incremento significativo del numero di disoccupati, dei cassa integrati, dei lavoratori messi in mobilità straordinaria o in deroga. Questo è un dato che ci fa estremamente preoccupare e per il quale occorrerà attivare e rilanciare il tavolo per il lavoro e tutte le iniziative che ci consentono di aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà. Con questo abbiamo concluso, vi ricordiamo che per informazioni, approfondimenti e notizie è possibile consultare il nostro sito internet all'indirizzo www.liguria.cisl.it. Grazie per l'attenzione, alla settimana prossima!